Appassionati di calcio, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Monterisi, dove è appena terminata la gara tra l'Audace e il Rocchetta, vinta dall'Audace 7-0. Siamo in compagnia del mister Crudele. Mister, è stata una gara importante, 7 gol dopo gli 8 contro il Barletta, la buona prestazione giovedì in amichevole contro Barletta, 50 gol fatti, insomma, numeri importanti. Numeri importanti per una squadra e una società importante. Che dire, questa vittoria ci è servita perché abbiamo approfittato comunque del riposo del San Marco, quindi abbiamo un po' allungato a 6 punti, anche se matematicamente siamo sempre a 3 punti. Sì, 6 punti in più, anche se il San Marco, come ricordavi, ha riposato. Oggi però una partita un po' sofferta, alla fine del primo tempo eravate solo 1-0 e questa comunque è una novità. È stato un primo tempo, come ho detto prima, giocato con poca intensità. Quando poi secondo tempo hanno ritrovato la loro giusta intensità, non c'è stata partita. Adesso comincia una settimana importante, il ritorno in Coppa, poi lo scontro contro San Marco in trasferta. Ecco, che settimana prevede? Settimana difficile, perché dovremo affrontare questa trasferta di San Marco. Meno impegnativa sarà la partita di Coppa Italia, dove credo che il mister Gallo farà un sostanzioso turnover. Secondo lei, una domanda così un po', c'è qualche squadra che potrà fermare questa Audace quest'anno? Beh, c'è San Marco che comunque, ripeto, è matematicamente a 3 punti. Quando noi riposeremo e loro vincono, quindi saranno sempre a 3 punti. O si vince 7-0 o si vince 1-0, questi qui non riusciamo a distaccare, insomma. Questo è importante. Il resto, anche vincere 1-0 e stavamo a 10 punti, sarei stato molto più contento. Ok, grazie mister e complimenti. Siamo con Flavio Amoruso, protagonista quest'oggi con una tripletta. Flavio, un'altra vittoria importante, ho 7 gol segnati anche oggi, insomma la marcia continua. Sì, stiamo andando bene, non stiamo deludendo le aspettative della società e quindi adesso pensiamo già da martedì alla prossima. Oggi però avete incontrato una squadra comunque tosta, il Rocchetta vi ha mantenuto sull'1-0 fino alla fine del primo tempo, il che è una novità. Sì, ma tutte le squadre con noi mettono una marcia in più, però dobbiamo essere bravi noi a chiudere subito la partita. Quanta euforia c'era nello spogliatoio dopo la bella prestazione contro il Barletta in settimana, squadra che milita in Lega Pro? Ma indubbiamente sono prestazioni che fanno piacere sia per noi sia per la società, quindi andiamo avanti così che stiamo andando bene. Adesso inizia una settimana importante, prima il ritorno in Coppa, poi la trasferta a San Marco. Come preparerete queste due gare? Ma noi prepariamo sempre per vincere, abbiamo l'obbligo quasi morale di vincere tutte le partite, quindi le affronteremo sempre al meglio. Prima l'abbiamo chiesto già al mister Crudele, secondo te ci sarà una squadra che potrà fermarvi? Ma speriamo di no, quindi speriamo di continuare sempre così e di fare più gol possibili. Ok, grazie Flavio, complimenti. Ciao.